Signore e signori, traders ed investitori, buongiorno e benvenuti all'Intraday Club Analisi Contesto e Pre-Market. Giovedì 21 settembre, anche oggi insieme ad analizzare i principali sottostanti americani per farci trovare pronti al suono della campanella delle 15.30. Come sempre partiamo con un recap della seduta di ieri, anche perché nella fascia serale abbiamo visto anche in diretta come si è mosso il nostro S&P, ma lo vedremo tra poco con i verbali della FOMC. Giusto un paio di dati statistici: S&P 1.30 milioni di scambi, penso che circa un milione li abbiano fatti dalle 8 in poi, questo poi lo devo vedere in dettaglio, 13 punti tra minimo e massimo, quindi una giornata comunque compressa. Se andiamo a vedere un po' il movimento, come preventivato già all'inizio dalle 15.30, siamo sempre stati sopra area 2500 e il titolo si è mosso in circa 3 punti, 4 tra minimo e massimo. Partono, siamo alle 20, inizia la riunione della FOMC. Come vedete il titolo, visto così, sembra che sia caduto nel vuoto, in realtà si è mosso solo di praticamente 8 punti, roba che in una giornata normale le dovrebbe fare senza la FOMC. Quando tutto sembrava andare verso un movimento ribassista, classico colpo di reni del titolo che ha fregato centinaia e centinaia di trader intraday che si erano messi a ribasso, oramai solidi da quello che avevamo visto, le candele rosse per tutta la prima mezz'ora, pronti via. Il titolo cosa ha fatto? È andato a rimangiarsi fuori tutto e tornato esattamente dove era partito prima del dato, sempre sulla solita area 2505. Discorso simile, diciamo, per il nostro Nasdaq: aumentano anche qua gli scambi, 374.000, volatilità che si attesta sui 70 punti, non siamo ancora minimamente a regime e anche in questo caso il grosso del movimento è stato fatto nella seconda parte, anche se vedete che il Nasdaq in queste giornate è sempre un pochettino più debole dello Standard & Poor's, è rimasto comunque lontano dalla mega area di 6.000, dove invece l'S&P si è ripreso la 2005, quindi c'è un po' di scorrelazione dei due titoli che poi affronteremo in dettaglio anche nel mese di ottobre, quando andremo sul Mandrake, che è proprio strutturato per andare a visualizzare quelli che sono i possibili squilibri che possiamo avere tra i due indici, ma di questo ne parleremo ovviamente nei prossimi episodi. Lasciamoci alle spalle quella che è stata la giornata di ieri, vediamo in dettaglio come si compone la giornata di oggi, a partire come sempre dall'agenda macroeconomica. Diversi dati, soprattutto la mattina, riguardanti Australia e comunque l'Estremo Oriente, quindi niente di interessante per noi occidentali. Un dato importante, le 2,5, il tasso di disoccupazione, c'è comunque in pre-market. Attenzione che è un dato che non riguarderà molto l'America, però proprio le 15.30, quindi il peggior orario, parlerà Draghi. Quindi se avete delle posizioni Forex, attenzione che lì ci saranno un po' di montagne russe. Andiamo a vedere come si è mosso il titolo, dalla mezzanotte ovviamente fino ad arrivare ora in pre-open. Lo abbiamo salutato ieri di nuovo sui massimi in area 2505 e vediamo in una seduta asiatica piuttosto nulla, il titolo è sempre rimasto lì a ridosso di area 2505. Aprono gli europei, iniziano anche un po' di scambi e un po' di dati macro che abbiamo visto prima, una leggera sofferenza fino in area 1 e poi eccolo qua che di nuovo adesso pian piano si è riallineato in area 2505. Cosa aspettarci per la giornata di oggi? Ci aspettavamo, noi addetti ai lavori, sinceramente un po' uno sblocco del titolo, rialzista o ribassista poco ci importa, visto che siamo in un'ottica intraday e quindi le nostre posizioni le apriamo e chiudiamo nel giro di pochi minuti. Per me può andare a 2800 come tornare a 2002, che essenzialmente me ne frega poco e niente. Quello che ci serve è un po' di volatilità. Ai noi, visto come è andato a chiudere ieri e quali sono le premesse di oggi, sembra ancora una giornata piuttosto fiacca, piuttosto debole, salvo ovviamente sorprese che quelle nessuno ce le può aspettare. A livello di scambi che abbiamo visto fino adesso siamo ancora sotto la media, quindi oggi saremo tra penso il semaforo rosso e i due punti di delta G per quelle che sono le premesse, ma attenzione che poi ci avviciniamo anche all'ultimo giorno della settimana e quindi ci sono anche le scadenze di alcune opzioni che potrebbero dare qualche grattacapo. Do comunque le proiezioni operative per la giornata di oggi.
prendetele con la massima cautela, perché Draghi le 3,5 potrebbe essere un po' una mina vagante, per quanto non rappresenti quello che è il mercato americano. Stiamo in un range ristretto di punti, quindi anche qua diamoci un range di 10-12 punti di potenziale movimento. L'area 2500 ieri ha retto benissimo, è stata sfondata, ma poi come avete visto è stata ripresa alla grande, quindi un ulteriore sintomo che per adesso il mercato è in una situazione di forza. Quindi teniamo questa mega area come riferimento, siamo a 5 punti circa dal prezzo attuale, quindi un riequilibrio in area 2500 ce la possiamo aspettare. Se è qualcosa per ottimizzare un po' la vostra entrata, magari possiamo fare un buy anche a 2499,25, 2499,50, così da non rischiare che ci sia un breve risucchio del book che ci vada a prendere magari uno stop fastidioso, per poi reindirizzare la giornata che sarà sempre allineata su questi valori. Per quanto riguarda invece un movimento di tipo rialzista, teniamo in considerazione l'area psicologica dei 2507,50. Attenzione anche in questo caso, da vedere, da valutare la partenza alle 15:30 se il titolo va in trend, quindi i primi 5 minuti non fate niente. Se vediamo che il titolo è forte, invece ce lo aspettiamo in area 2510, quindi direi un buy stop in area 2808,50 potrebbe essere un'ottima entrata su continuazione per arrivare come obiettivo all'area 2510. Mi raccomando, tutto ciò in simulata e a scopo didattico. Ovviamente terremo in considerazione di tutte queste analisi e di tutte le altre considerazioni degli altri trader nella nostra diretta questa sera di Intraday Club Live TV. In descrizione avete anche un link per richiedere 14 giorni di prova. Adesso entro in modalità Zen, inizio a prepararmi anch'io per l'apertura del mercato, ricordandovi che se vuoi avere successo, il tuo desiderio di successo deve essere più grande della tua paura di fallire. Un saluto da Stefano Corvi e dei Traders di Alpha for All.